Guarda, infatti questo secondo me è uno dei punti centrali, perché sui contenuti condivido più o meno, insomma, quello che è stato detto fino a questo momento. Un bel libro dei sogni, l'abbiamo chiamato così, e che rischia di rimanere ovviamente nella fase onirica, ma rischia di rimanere nella fase onirica soprattutto perché, mi sembra da quello che ho letto questa mattina, appunto Conte mi sembra che già da tempo si è disinteressato a un rapporto, diciamo, costruttivo con Colao. La forma politica conta, come dicevi, cioè. Non c'è stata una conferenza stampa insieme, non c'è stato un invito formale per gli stati generali che in teoria, diciamo, una volta che viene annunciato il piano Colao, dovrebbero lavorare insieme questi due elementi, no? Questi consigli dovrebbero servire al governo per affrontare gli stati generali. L'idea è che da molto tempo il Premier Conte abbia, diciamo così, lavorato più col comitato tecnico-scientifico che con la task force. Qui le parole devono essere un po' chiare, però, perché io sono di quelli, per esempio, che dice sempre, ha detto sempre, l'ho scritto anche questa mattina, che il comitato tecnico-scientifico, dopo una prima fase, quella del lockdown, doveva essere ascoltato solo parzialmente, sennò si rischia poi magari di avere dei modelli matematico-algoritmici sulla vita del virus, con delle misure che poi sull'economia e sulle relazioni che non sono più adeguate. Ma questo è un altro tipo di polemica. La task force dovrebbe essere, come dice la parola, qualcosa che mette in atto, quindi che rende più rapide una serie di decisioni a livello, diciamo, anche, diciamo, di condivisione col governo, perché il governo perché dovrebbe nominare una task force visto che già ha un comitato e già c'è se stesso? Invece mi sembra che Colao a Londra, con i suoi esperti, alla fine abbia lavorato a un piano teorico scisso completamente da quello che è la pragmatica di questo governo. Una gelosia, una rivalità. Magari Conte se l'è presa perché dal primo giorno hanno scritto che Colao poteva essere il tecnico insieme a Draghi che poteva prendere il suo posto. Probabile. Di fatto è che la parola task force non corrisponde poi all'operato di questa struttura, che ora partorisce, come è stato detto, dei bellissimi temi. Ti dico, guarda, di più, ho addirittura la sensazione che li partorisca più come un pungolo politico, una critica politica a Conte. Perché quando si parla di uguaglianza, che è un bellissimo tema, per esempio, non si dice poco in questo mainstream degli ultimi tempi, anche giornalistico, quali sono i danni che ha fatto il virus a un tema della disuguaglianza nel nostro paese. Si parlava prima dell'uguaglianza di genere, ma mi sembra che tranne pochi giornali, pochissimi si sono occupati del fatto che le donne hanno perso lavoro più degli uomini Molto nella di più, fase del certo. coronavirus. Allora, cioè, voglio dire, siccome la disuguaglianza già c'era nel nostro paese. Non credo ci sia il tempo, ma se voi ne parliamo dell'accesso alla tecnologia. C'è stato un articolo ironico di quelli che scappavano dalla Lombardia, eccetera, hanno detto, vabbè, oltre ad aver portato il virus per l'Italia, se sono finiti in alcune regioni del sud, non avevano poi internet per fare lo smart working o chattare con gli amici. Perché l'uguaglianza e la democrazia e una società del futuro, oltre che il green, deve avere un accesso, diciamo, ugualitario agli strumenti di internet, giusto? Allora mi sembra quasi più un pungolo, come quello della burocrazia, questo governo, che uno strumento effettivo di realizzazione di norme di cui noi abbiamo bisogno ora. Quindi evidentemente è un libro dei sogni e secondo me ci rimarrà per lungo tempo.